Benvenuti nel canale Piace che Piace. Oggi andremo a realizzare un altro dolce, sempre dedicato alla festa delle donne. Nel dettaglio realizzeremo una versione di budino vestito a festa. Per chi non lo sapesse, mi chiamo Nunzio ed in questo canale cuciniamo, assaggiamo e mangiamo. Iniziamo con la preparazione di oggi. Come prima cosa, prendiamo i rossi d'uovo e mettiamo all'interno la vanillina. Diamo una mescolata. E spostiamo il tutto all'interno di un pentolino. Aggiungiamo lo zucchero e mescoliamo. Assorbito lo zucchero, aggiungiamo metà del latte. E facciamo sciogliere lo zucchero mescolando. Completato questo passaggio, andiamo a setacciare all'interno l'amido di mais. E mescoliamo. Data la mescolata, aggiungiamo la parte restante del latte. Piccolo giro e ci spostiamo nei fornelli. Mettiamo sul fuoco a fiamma bassa e mescoliamo fino ad addensare. Nel momento in cui inizia a fare le bolle, spegniamo il fuoco e continuiamo a mescolare. Mescoliamo per 2-3 minuti. Prendiamo il contenitore che dà la forma al nostro dolce e mettiamo all'interno un cucchiaio d'acqua. Poi facciamo fare il giro. Spostiamo all'interno del contenitore il nostro dolce. Fatto questo, spostiamo nel piatto, copriamo con un altro piatto e la facciamo riposare in frigo per circa 2-3 ore. Trascorse le 2 ore, prendiamo un contenitore e montiamo la panna. Panna pronta, mettiamo qua, tagliamo a scaglie un po' di cioccolato bianco. Mettiamo qua. Prendiamo un sac à poche con punta classica da pasticceria e lo andiamo a riempire con la panna montata. Il nostro dolce dal frigo, togliamo il piatto, muoviamo un po'. Fatto questo, prendiamo il piatto alla portata e tiriamo fuori dalla forma il nostro dolce. Andiamo a decorare con la panna. Aggiungiamo le gocce di cioccolato fondente, una per ogni ciuffetto. Ed infine ricopriamo con il cioccolato bianco tagliato a scaglie poco fa.
Ed il nostro budino vestito a festa è pronto. Se cerchi altri dolci per la festa della donna, clicca la playlist. Se invece stai cercando un altro dolce, sempre semplice, bello e con un po' di frutta, clicca questo video. E adesso ti invito ad iscriverti per altri video. Noi andiamo a mangiarci il dolce!